Metti che la tua unica figlia femmina abbia un desiderio, raggiungere la chiesa in cui coronerà il suo sogno d'amore attraversando il proprio quartiere in corteo a piedi. Metti però che il quartiere in questione sia alquanto sporco. Ed ecco che un papà decide di vestire i panni di spazzino per una notte, quella prima delle nozze, per fare felice la promessa sposa. Accade anche questo, accade a Barbazzano, a Pagani. Gennaro Ascione non si è perso d'animo ed ha passato un bel po' di ore a levare la sporcizia presente lungo la via che dalla sua casa porta alla chiesa. Era in condizioni che non si poteva guardare, comunque io l'ho fatto con tutto il cuore, anche non solo perché è sposata mia figlia, ma anche perché le strade devono essere pulite, anche per la civiltà di Pagani, che deve crescere e non deve peggiorare. È la cosa migliore per tutti. Maria, commossa per il lieto evento e per il gesto del papà, ringrazia ed a lei si associa Giovanni, lo sposo di San Marzano. Mi ha stupito come sempre, è un papà magnifico, non potevo desiderare un papà migliore di lui. E lo ringrazio per il servizio che ha fatto, che ha pulito la strada. Ma intanto, se i cittadini da un lato elogiano il papà spazzino, dall'altro puntano il dito contro la scarsa pulizia in città. Lei di dov'è? Io sono dalla provincia di Lecce, Copertino. Ha trovato una Pagani un po' sporca? Sì, sempre, ogni volta che vengo. È un po' di immondizia, cioè sempre. Non lo prende tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Poi i spazzini non bastano come prima, tutti i giorni, una volta alla settimana. Un po' scandaloso questa cosa, però penso che comunque lui ha dato un segno di civiltà a questa città, che dovrebbero comunque avere responsabilità di competenza del comune. Purtroppo qui i comuni non sempre fanno il loro dovere e quindi magari siamo noi cittadini ad insegnare a loro come dovrebbero comportarsi. Ed ecco la sposa attraversare in corteo una via Barbazzano pulita, grazie solo al suo papà.